Rieccomi chat! Che giochino ha vinto? Che giochiamo? A che giochiamo? A Final Fantasy! Ok. Aspettate, fatemi togliere. Dov'è? Barretta dello sponsor. Ok, allora, Final Fantasy. Sono un Final Fantasy Creator. Ci ho provato, ma mi hanno risposto quelli da Square dicendo: egregio signor Malvaisso, la ringraziamo del suo interesse. Ma non capisco perché non me lo rimette. Ok. Cambiamo il titolo, se no. Poi Twitch si arrabbia. Eccolo! Eccolo chat! Ma sono sempre io l'uomo delle clip! Sono sempre io il tipo delle clip! Dove eravamo arrivati ieri, ragazzi? E che stavamo facendo? Sapete che non mi ricordo? Avevamo appena preso la. Ora mi ricordo. Avevo appena preso la chiave. Ma si può fare. Perché c'era anche un minigioco, ragazzi. Che si poteva fare sulla nave, se ricordo bene. No, sono autosufficiente. Ho i pannelli solari, Old. Ta-na-na. Vediamo un attimo se mi ricordo come si fa. Questa è la Pixel Remastered Lemmy, è uscita ieri. E non mi ricordo su che piattaforme c'è, ma la sto giocando da PC. Si faceva così? Forse si faceva il contrario? Forse era così? Sto provando, ragazzi, perché mi ricordo che c'era un minigioco. Ok, chat. Allora, spacca 15. Sto giocando con il pad io. Spacca 15, chat. Ok, allora. Ragioniamo. Ragioniamo, chat. Ragioniamo. Ce la posso fare, chat, eh?
No, ho sbagliato! Ok. Ah, andrò bene. Ok. Sempre in senso orario. Finché non li porto tutti a posto. Sempre in senso orario. Sempre in senso orario. Ho cercato di capire perché sempre in senso orario. Quanto durerà? Fino a mezzogiorno, miss. Fino a mezzogiorno. Ci vorrà un pochettino. Ci vorrà un po'. Purtroppo, ragazzi, cioè, a questo servono le beta. Ok. Ok. No! Cavolo! Cavolo! Errori sono stati fatti, chat! Errori sono stati fatti, errori sono stati commessi. No, 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 mal. Ah. Ok. No. Ah. Cavolo. Quindi 12, 11, 10. Allora 12, 11, 10. Ok. Ah.
Chat, ho fatto un errore. Cavolo. Cavolo, chat. Niente, allora, questi vanno così. Allora, se io... No, allora, questo... Ah. Va così. Ah. No. Ciao. Vabbè, oramai ho dato braio, cioè. Vabbè, però è carina come cosa, no? Perché mi sa che ieri poi non abbiamo controllato la fortezza dell'elfo scuro. Me l'avevano anche detto in chat. Val, ma non ti sei dimenticato di controllare la fortezza dell'elfo scuro? E io sì, avete ragione, chat. Però poi non l'ho controllata comunque. Sì, è come il cubo di Rubik, Braio. Una volta che l'hai risolto una volta, poi basta. Oramai è dato. Ciao Anello, questa versione è uscita ieri con la traduzione praticamente in quasi tutte le lingue. Mi sa che l'originale, quello su NES, Anello, l'abbiamo giocato credo l'anno scorso. Ci siamo rifatti una run. Ho preso tutto il pacchetto? No. Anche perché il 4, il 5 e il 6 non mi ricordo quando dovrebbero uscire. Vabbè, me ne hanno paralizzati tutti praticamente. E in parole povere li hanno paralizzati tutti. Il che è... molto pericoloso, ciao. Perché potremmo restarci secchi. Ok. Basta che ne riusciamo a togliere uno. Non paralizzate i mod. Ok. Perfetto. Sì. Dai. Na na ta, na 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 na. Nya, cavolo, hanno riparalizzato i mod. Se paralizzano anche la chat è la fine. Chat! Buongiorno Nico, ben arrivato. Sì, si sono lamentati molti del font che hanno scelto di utilizzare.
al di fuori di quelle che compare su schermo, tipo per i menu e per i dialoghi. A me non dà fastidio, onestamente. Però capisco che possa stonare. Ok. No! Mamma mia, che scontro, chat. Che scontro. Vabbè. È vero, Razer avrebbe potuto metterlo. Anche perché il font c'è, perché è quello che viene utilizzato su schermo per i danni e per i colpi. Chat, siete passati di livello. Falcione. Beh, vediamo com'è il falcione. Falcione, fa schifo. Fa schifo. Oh, ottimo. Ah. Oh, cavolo. Oh, cavolo. Ma a me, ve l'ho detto ragazzi, non dà fastidio questo font, cioè. No, finché non me l'avete detto non ci avevo neanche fatto caso. Perché ero talmente tanto contento di rigiocare il primo Final Fantasy che. Oh, grazie mille dei follow, ragazzi, gentilissimi. Scusate se non vi ringrazio ogni volta. Ok. Però siete gentilissimi. Ta-na-na. Level up! 326-332 332-237 guanti d'acciaio. Dipende se intendi il 3 o il 6. Perché la numerazione tra quella giapponese e quella americana è sfalsata. Però guarda, al di fuori del 2 e del 4 li ho trovati tutti belli. Cioè, però il fatto, ragazzi, cioè tutti belli, oddio, parlando dei primi 6. Il fatto è che i Final Fantasy vanno molto a gusti personali. E per molti il Final Fantasy più bello è il primo che giocano. Ci sono dei Final Fantasy che a me non sono piaciuti per niente, tipo il 9. No. Quindi molti vanno a gusti, Simo. Quindi per ognuno è differente. E se non li avete mai giocati, ragazzi, è un'ottima occasione per giocarli tutti. Anche perché stanno proprio a un. Beh, un prezzo no, non basso, bassissimo. Quindi se non li avete giocati, prendeteveli, giocateveli. I Pixel Perfect sono in italiano, sì. Sono anche in italiano.
Ma alla fine, ragazzi, ma ve l'ho detto, alla fine dipende dai gusti. Anche per le versioni. Bastone Vigor! Bastone Vigor! Però mi sa che il bastone Vigor si poteva anche utilizzare come oggetto. Io mi sono divertito a giocare Final Fantasy VII Remake. Mi è piaciuto. È bello quanto il Final Fantasy VII originale. È diverso, ragazzi, è diverso. La storia è diversa. L'approccio è diverso. Sono due giochi diversi. Sono due giochi fondamentalmente diversi. Non si possono mettere a paragone. Diciamo che in teoria il remake andrebbe giocato dopo aver giocato Final Fantasy VII originale. Anche perché il remake appena inizia già vi spoilera tutto Final Fantasy VII originale, quindi andrebbe giocato dopo. Diciamo che è stato utilizzato un approccio per farlo, o meglio, tentare di farlo piacere anche a chi aveva giocato l'originale tante e tante volte. E difatti già avevano annunciato che sarebbe stato differente e anche la storia sarebbe stata differente. Il che ci sta. Ah, vedete, potevo... Ah, mi sono dimenticato di vedere una cosa. Mi sono dimenticato di vedere una cosa. No, in verità non... Non lo fa usare. Peccato. Allora no, non conviene, conviene rimettere il martellone. Fa lo stesso danno, però se un po', la chat è un po' più precisa con il martellone. Era la città degli elfi, Nico, sì. Però già abbiamo fatto tutto ieri. Mi ero solo dimenticato di ritornare nel castello del re degli elfi scuri. Sì, sì, c'è, Nico. C'è la tomba. Mi piace anche come hanno rimasterizzato le musiche, ragazzi. Di qua. Tananan, tananan, tananan. Mamma mia, il monaco corpo a corpo. Fa veramente un danno assurdo. Ma di cosa è Razer? Mi sa che mi sono perso qualcosina. Ta-ta-na-na.
Final Fantasy 7. Dove state parlando del remake? Io ve l'ho detto, io l'ho apprezzato. Mi sono divertito molto. Cioè, già era partito sapendo che la storia sarebbe stata diversa. E che era un gioco, che sarebbe stato un gioco differente dall'originale. E quindi l'ho preso come tale. Perché molti si dimenticano di una cosa. E io non ho mai capito questa cosa. L'uscita di Final Fantasy VII Remake non ha fatto svanire dal mondo Final Fantasy VII originale. Final Fantasy VII originale resta là, ragazzi. Cioè, se uno lo vuole rigiocare, lo può rigiocare tranquillamente. È lì. Va bene, funziona ed è stupendo. Poi c'è il remake che ha una storia completamente differente che si basa sul set originale. Non ho capito questa cosa del fatto che se sembra che il gioco abbia cancellato, che il remake abbia cancellato l'originale. Non è così. Ma l'avevano già detto dall'inizio Eraser che la storia sarebbe stata differente. E io l'ho apprezzato. Devo essere onesto, ragazzi. Avevo l'unica cosa sulla quale avevo storto il naso era il fatto che il primo capitolo sarebbe stato solo a Midgard. Ed ero perplesso perché Midgard nel gioco originale quanto dura? 3 ore? 4 ore? E invece, cavolo, mi è piaciuto vedere la cultura, vedere come viveva la gente, vedere come erano fatte le case anche. Figo. Con un occhio di cristallo perfino un cieco può vedere. Pare che l'elfo oscuro Astos abbia rubato quello appartenente a Batoya. Già gliel'ho ridato. Già gliel'ho ridato. Avete parlato con il nostro fabbro Smith? Lo trovate nella fucina. Con un occhio di... vabbè, allora se vi ripetete però, nani, cioè, io non è che... Ah, se solo potessi avere un po' di adamantio il leggendario metallo, lo userei per forgiare una spada magica favolosa. La terra è malata! Ha iniziato ad ovest per poi diffondersi ovunque! Non mi ricordo. No, mi sa che di là. Dani? Quel suono! Ah, quello è Nerik, sta spaccando pietre in fondo alla caverna! Quando si parla di difesa, un buon bracciale può essere utile come un'armatura per il corpo. Oh, scusa. Dovreste provarne uno. Sì, è vero, però non mi metto a farli, Nico. Quel suono. Ah, è sempre Nerik, già me l'avete detto. Sto cercando una levipietra. Pare che sia un materiale favoloso in grado di fluttuare nell'aria. Quello ci serviva per la nave. Lali ho! Speriamo che facciano la randomizer anche per questo, ragazzi. In qualche maniera. Ah, nitroglicerina! La forza esplosiva di questa sostanza aprirà il mio canale in un attimo. Ragazzi, mi sono debitore. È il momento! Ora possiamo far esplodere questa pietra in mille pezzi. Cosa diavolo fate di imparati? Sta per esplodere. Se non volete saltare insieme a lei, vi consiglio di darvi una mossa. Però io dovevo ancora lootare quella stanza. La stanza, chat.
esagerazione. Che esagerazione. Non vedo l'ora di scoprire cosa c'è oltre quel canale. Ma è tutto il mondo. Mio caro amico nano. L'ammazza draghi. Etere. Pozione. Cotta di mitril. 585 kill. Padiglione. Elmo chiuso. E tenda. Allora, equipaggiamento streamer! No! E elmo chiuso? Non mi ricordo se la cotta di mitril, però... Questa alla fine... Ah, questo è contro i maghi. Cotta di mitril per cane. Niente qua. Speriamo, Nico. Che l'avevo promessa quando avevamo fatto il primo Final Fantasy su NES. Dopo poi ci faremo anche una run sulla randomizer. Però poi il tempo chat è tiranno. Ta ta tan tan tan. Mamma mia che danni. Ta tan tan tan. Da, che attacco sprecato. Che attacco sprecato, chat. Sapete che poi non ho controllato questa cosa del monaco? Ragazzi. Difesa 11, è aumentata di 1. Forse prende la metà del livello? No, perché era rimasto a 10 da tanto. Non ho proprio capito come viene calcolato il bonus dell'armatura del monaco, ragazzi. Perché sulla versione originale era buggato. Qua non lo so proprio come viene calcolato. No, non ne ho idea. Viene calcolato in qualche modo, ma non so come. Devo ricordare di salvare perché nell'originale salvava ogni volta che dormivi. Qua invece devi salvare a mano. Ok. Quindi usciamo. Ah, dicevo. Qui quindi usciamo. Ma molto probabilmente una volta che saranno usciti tutti quanti, Bastard, faranno tipo un pacchetto anche per altre piattaforme, secondo me. Bisogna solo aspettare l'uscita di tutti e sei. Capirai. Ah,
Ah, che poi la cosa carina, per esempio, hanno introdotto questa cosa, che se ti muore il nemico e tu hai selezionato attacca su lo stesso nemico, passa al nemico successivo, mentre l'originale colpiva il vuoto e mancavi. Ti cambia un po' la strategia del combattimento. Ah no no, c'è. Però sì, sono, i tasti sono cambiati, Nico. C'è ancora, ma la frase è il contrario delle scope. Però sono cambiati i tasti. No no, ma è fatta benissimo, veramente. Guardate, hanno fatto veramente un bel lavoro. L'unica cosa, come dite voi, no, non capisco perché no, non mettere l'opzione per cambiare il testo da questo carattere ad altri. Perché hanno messo anche l'analogico che ti fa comparire le righette. Che è carino. Però sì, potevano metterci. Boh, non lo so perché non l'hanno fatto. Dobbiamo metterci il testo che usano nei combattimenti. È strano. Non è detto che non la patchino per cosa, eh. No, questo è quello degli elfi. Quello era quello degli elfi. Ma sentite quanto sono belle le musiche rifatte, ragazzi. Riorchestrate e riarrangiate. Sono diventate cafone. Vero? Guarda, allora Rada, il discorso è che se inizi a fare questo, cioè se inizi con questa linea di pensiero, allora tutte le remastered son così. In verità lo scopo della remastered è quello di permetterti di rigiocare a giochi senza dover riattaccare le vecchie console. E magari, magari, in alcuni casi renderle più accessibili al pubblico. Ad esempio, la Pixel Remastered è tradotta tutti e 6 titoli, sono anche tradotti in italiano. E la rende più accessibile alle persone che magari hanno un po' di problemi con l'inglese. Comunque hanno un prezzo veramente ridicolo, ragazzi. E ovviamente è. Oh, streamer! E i mod! È pensata per chi li voleva giocare e non li ha mai giocati. E per gli appassionati che vo volevano un'ulteriore versione. L'ha fatto. Guarda, l'ha fatto anche la Bethesda quando ha fatto uscire l'edizione definitiva di Skyrim. Però non se ne è lamentato nessuno. Che non è stata l'unica a farlo.
200 a notte. Però ritorno al discorso, ragazzi, cioè non... L'1, il 2 e il 3 non c'erano per PC. L'1 di sicuro no. Scusate, quali altre versioni c'erano per PC che hanno tolto? Per mettere questa. Da Steam. Il primo non c'era, Rada. Il primo non esisteva per PC. Ma mai esistito? Fatemi vedere un attimo una cosa, ragazzi. Datemi solo un secondo, eh. Sì. Mi voglio togliere i dubbi. In verità c'è ancora. Ci sono ancora tutti quanti. Devi cercare Final Fantasy con la e il numero del Final Fantasy. E poi ci devi mettere dopo Oldware. Ah no, è vero. Non sono più disponibili. No, hai ragione. Però, scusate, a quanto stavano questi? Perché dipende anche a quanto stavano. Quanto costavano? 15 euro l'uno? Tipo? Beh, allora sono praticamente in linea, perché gli altri, questi qua, il Pixel Remastered, costano 12 euro. Però se già, cioè se li avevate già comprati, ragazzi, ce l'avete ancora, non è che non li potete più scaricare, eh. Cioè se voi già li avevate comprati, non è che li dovete ricomprare. Quindi no, non capisco qual è il problema. Cioè, nel senso, se voi già li avete comprati, ce li avete e ci potete giocare. Se non li avete comprati, questi nuovi costano meno di quelli vecchi che erano usciti. Cioè, stiamo parlando di 2 euro di meno, ragazzi. E quindi perché dovrebbe essere una manovra discutibile? Mi sono perso qualcosa, mi sa. Ho frainteso io il discorso. È un po' come avere... Che vi posso dire? Io ho Shadow of the Colossus, no? Originale. E poi ho la Remastered su altre piattaforme. Era riferito alla manovra? Beh, ma questo è diverso da... Allora, a parte che questo non c'è, il primo Final Fantasy non c'era su PC. Comunque è fondamentalmente diverso dall'originale. La parte opzionale però era solo su Game Boy Advance, Nico.
Cioè, questi ragazzi. Allora, ci sono due tipologie di persone che comprano queste remastered. Chi non li ha mai giocati? E chi vuole avere lo stesso gioco su un'altra piattaforma? No? Così io mi evito ogni volta di attaccarmi il NES per giocare al primo Final Fantasy. Cioè, è la stessa cosa di tutte le remastered, no? Vi stavo appunto dicendo, io ho Shadow of the Colossus originale, ma ho anche le remastered, e ho anche il remake. Ho l'HD remastered e il remake. E sono praticamente tre giochi identici, cioè sul remake si sente un pochino che alcune meccaniche non sono proprio fedelissime. Però. Cioè, non. Quindi non riesco proprio a capire la. Cioè, il fatto di perché dovrebbe essere una mossa. Cioè, se uno ha gli originali e non vuole questo perché giustamente non è che hanno cambiato il gioco. Questo è uguale, ragazzi, alla versione NES. Cioè, il gioco è lo stesso con gli stessi contenuti. Se uno ha il NES e gli va di attaccarlo, ce l'ha sempre attaccato. Non ho capito. Allora. Scudo di. Oh, scudo tondo. Elmo di Mithril, guanti di Mithril. Allora, quindi voglio. Ma il 3 pixel è sempre pixel remastered, sì. La versione precedente aveva. Del 3 aveva i modelli 3D. Allora, aspetta. Fammi vedere. Allora, questa è la versione pixel remastered del 3. E c'è ancora, sono due versioni diverse. C'è Final Fantasy 3 3D Remake con il 3D. A tua scelta quale prendere. 3D Remake sta a 12,99, pixel remastered sta a 14. Questa è la Pixel Remastered. E questa è quella 3D. Ci sono tutte e due. No, vabbè, stavamo parlando però Bastard della stessa piattaforma. Allora, quindi posso prendere lo scudo di Mithril, lo scudo tondo, l'elmo di Mithril e i guanti di Mithril. Ok. Cioè, non. Appunto dico, no, non capisco. Ma non avevo già lo scudo di Mithril? Ah, avevo quello di ferro, ok. Mamma mia, che upgrade, ragazzi. Perché mi sa che è uno screen del trailer, Nico. Del trailer dei Pixel Perfect. C'è un po' di tutto in mezzo.
Ok, vendi, quindi vendiamo guanti d'acciaio, l'elmo chiuso e basta. Cioè io sono stato veramente contentissimo di... È una lapide, è una lapide, è una lapide, è una lapide. Di questa versione, ragazzi, veramente. Tanto, tanto, tanto. E no, non vedevo l'ora. Mio marito è sempre in viaggio e quelle rare volte che è a casa dorme continuamente. Ogni tanto potrebbe anche pensare alla famiglia. Vabbè, ma ho capito, ma... Cioè, sei sempre in giro. Che vendi? Buonaga, 13.000. Ma se metteranno delle mod, Nico, beh, penso che le cambieranno. Cavolo, c'è il ritorno. Ah. Chat, c'è ritorno. Non c'era la corda per uscire dai dungeon, ragazzi. Mi ricordo male. Mi ricordo male. Non so se prendere. Chat, sono indeciso, non so se prendere ritorno o prendere tua naga. Ah, non possono ancora prendere quello di livello 6. Poteva prendere il mago rosso, ci cioè arrivava a livello 6. No, mi sa che ancora non ci sono arrivati loro col livello. Perché mi sa che non poteva fare quelle di 8, di livello 8 e 9. No, vabbè. No, non ne vale la pena comprare. È una lapide, è una lapide. No, non vale la pena comprarla adesso. Qua non c'era il cerchio de dei maghetti, chat. Però non mi ricordo come ci si arrivava al cerchio dei maghetti. Da sotto? Ah no, da qua. E... Siamo 12 saggi giunti in questo luogo sotto la guida delle stelle e della profezia. In questo mondo esistono quattro grandi cristalli, ma la luce che brillava al loro interno è andata perduta. I quattro demoni del caos imboccano il potere usandolo per i loro scopi malvagi. Fuoco, terra, acqua e vento, queste sono le quattro forze che compongono il nostro mondo. I quattro altari sparsi per il mondo sono la sorgente delle quattro forze. Sconfiggete i demoni che vi hanno preso dimora e offrite agli altari i cristalli che portate con voi. In questo modo dovrebbero riacquistare la loro lucentezza. I quattro demoni vogliono dominare il mondo passato e presente. Il demone del vento è apparso 400 anni fa, seguito da quello dell'acqua 200 anni più tardi. Insieme devastarono le civiltà che prosperava a nord. Il demone della terra sta avvelenando il suolo. Tutto è avvolto dalle fiamme al passaggio del demone del fuoco. Tornate qui quando i quattro cristalli saranno tornati a risplendere, tutto vi sarà rivelato. Portateci lo splendore dei quattro cristalli, solo voi potete farcela, guerrieri della luce! Il potere deve essere rivolto verso la giusta direzione. 400 anni fa fu il vento, 200 anni dopo fu l'acqua, infine terra e fuoco, le quattro forze che compongono questo mondo. Io sono Lucan, vedo un ciclo di odio e una luce fioca guidata dal destino, attorno alla quale ruota il nostro intero futuro.
Vabbè, perché non, cioè, tutto il resto del mondo è di livello 1, no? Quindi quando arrivi tu che sei di livello 30, e poi tutto il resto del mondo non si può permettere gli oggetti che compriamo noi. No? Quindi noi arriviamo con l'equip. E con tutti gli oggettoni e li picchiamo. Ok, questi fanno molto male, chat. Fanno molto male. E level up di cane, 25 punti ferita per fortuna. Per fortuna, chat. Ma perché in verità noi arriviamo già con i cristalli che salveranno il mondo, Braio? Ma mica si sa dove li abbiamo presi questi cristalli. Cioè, potevano anche far parte di verità di un lampadario, però. Mi sa che dovevamo andare a nord? Mi sembra. Se ricordo bene. E sicuramente siamo dei pazzi omicida. Cioè noi praticamente siamo andati in giro e la prima cosa che abbiamo detto è possiamo uccidere chi volete. Chi dobbiamo uccidere? Solo fino al quinto sera? Ricordavo di più. Ricordavo di più. Ah, ok. Quando lo facciamo evolvere guadagna un livello in più, ok. Grazie, Sera. Ok. Na 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 na. Bravo, ok, ma qua già c'eravamo andati, però non. Cosa? C'eravamo andati da sopra? Che non avevo fatto il giro da sotto? Mi sa, ragazzi, che dovevo sbloccare la canoa. Mi sa che dovevo sbloccare. Ora che ci sto pensando, mi sa che per questa parte mi serve tipo la canoa. Sapete? Mi sa che mi serve la canoa per passare là all'interno. Però mi sa che qua c'era il santuario dell'acqua. Giusto?
Non era qua quello della terra. No, forse quello dell'acqua stava a nord. Mi sa che stava in quello a nord-ovest, quello dell'acqua. Cavolo, non mi ricordo, chat. Non mi ricordo, non mi avvelenare. No, non mi ricordo proprio, chat. Sto cercando di ricordarmi, ma... Mi sa che quello dell'acqua era quello a nord-ovest. Però là mi serve la canoa. E ne sono praticamente quasi certo. Mamma mia, gli scontri casuali che ci sono in mare, ragazzi. Allucinante. C'è una quantità di scontri casuali in mare. Anch'io. Anche uno spell di settimo livello sia bianco che nero. Ah, ok, perfetto, Sera. Quindi era solo l'ottavo e il nono che non poteva prendere. Ma questi... Ah, sì, questi sono pesci, Razer, hai ragione. Ah, hai ragione. Mamma mia! No. Comunque, se non fosse per quella cavolo di difesa del Monaco, farebbe dei danni allucinanti. Beh, ma è questa difesa scandalosa. Chat, tanti punti ferita. Ok, qua c'è un'altra città. Però mi sa che l'approdo di questa era lontano. Che bisognava fare tutto il giro per arrivare a quella città. Che mi sa che l'approdo era tipo verso il deserto. Mi sa che stava nel deserto l'approdo per quella città. Se ricordo bene. Bisognava fare tutta la camminata per ritornare a quella. È una città dove non hanno costruito un porto là vicino, non so perché. Na, 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 na. Mamma mia! Fortuna che hanno messo il combattimento automatico, ragazzi. Cioè questi mob ancora non scappano. Ancora non scappano. Assurdo. Allora, là mi sa che ci si andava solo con la nave volante. Che c'era una parte che si poteva... Più di una parte che si poteva raggiungere solo con la nave volante. Mi sa che anche la parte quella di Bahamut si poteva raggiungere solo con la nave volante.
Ah, è praticamente l'altro pezzo, ok. Ah, ma dai, cioè gli do tipo 10 livelli in più e ancora mi stordisce. Il guerriero avrà dei tiri salvezza veramente orrendi. Sul serio, chat. Dai! Ah, ho finalmente iniziato a scappare. Alleluia! Era ora. Non ce la farò mai. Scusate, stavo bevendo, chat. Scusate. Allora, io mi ricordo che il santuario dell'acqua era su quest'isola qua. Se ricordo bene. Però, mi sa che mi serviva anche qua la canoa per farlo. Bisognava risalire tutto un fiume. Per andarci. Na. Allora, là dovrebbe essere l'isola di Bahamut. Qua c'era la città. Vabbè, ma i Final Fantasy sono sempre stati atroci, bastard, per la quantità di incontri casuali. Mamma mia. Poi già qua apparentemente è una cosa globale. Più avanti l'hanno iniziato a mettere con le differenziazioni di zone, no? Ma c'erano certe zone che veramente ogni due passi... I punti ferita. Tipo ora, no? 11 di difesa. È sempre poco rispetto agli altri, ragazzi. Forse quando... Qual è la classe avanzata del monaco? Il maestro? Forse quando lo facciamo passare di... Facciamo evolvere la classe, guadagna più riduzione al danno. Lo sai che mi sa, Sera, che io non ho mai fatto una run con il ladro? Mi sa? Perché poi nell'originale il ladro era un po' buggato. Cane, 4 punti ferita guadagnato, cane. Infatti dovevo provare Razer, hai ragione. Ma quando metteranno la randomizer lo prenderemo.
Qua non si scende. Fortuna che vanno giù con niente, ragazzi. No, qui abbiamo fatto il giro. Allora... è l'altra chat. È rimasta solo quella del deserto. A proposito, ma come stiamo con... Mamma mia, 70 punti ferita è rimasto? Poveraccio. Ridendo e scherzando ci ha preso veramente tante botte. Perché mi sembra di non averci mai effettivamente fatto una partita seria con il ladro. Che le altre sono talmente tanto vantaggiose che il ladro... Meh. Cioè, ecco, magari giusto il White Mage. Cioè, allora, il White Mage è comodo anche con le magie d'attacco. Però, per esempio, giusto il White Mage uno ne potrebbe fare a meno. Se hai un Red Mage nel gruppo. Anche se comunque si hai da, cioè, 100 punti ferita di differenza e mi sa che ha pure uno o due livelli in meno il nostro White Mage rispetto al Red Mage. Però il Red Mage può attaccare con le armi e fare il suo danno e portare armature. Cosa non da poco. È una signora di classe proprio. Certo ragazzi, qua no, non c'è il dragoon. Non mi ricordo neanche qual è il primo Final Fantasy con il dragoon. Io più che altro mi sarebbe piaciuto il 4. Mi sarebbe piaciuta, per esempio, una Pixel Remastered di Final Fantasy Tactics. Quella l'avrei apprezzata tantissimo. Quello... Lo avrei veramente apprezzato. Se speriamo che lo rifanno, magari dopo queste. Cioè, questi sono riusciti a farmi l'attacco di sorpresa, ragazzi. Non so neanche come hanno fatto. Cioè... alla ricerca di un porto. Stiamo facendo una barca di soldi, ragazzi. L'avete capito? Una barca di soldi perché stiamo in mare, no?
Però mi sa che abbiamo sbagliato lato. Forse ci si arrivava da sopra. È una bella battuta perché sei uno streamer navigato. Mi sa che anche qua no, non c'è nulla. Vabbè, ma tanto danno talmente poco di punti esperienza questi, Nico, che... Ma non è che s'era nelle pagine dove hai visto le stat del Red Mage, c'è anche la formula dell'armatura del monaco. Tante volte. E niente, chat. Mi sa che è sopra in alto a sinistra. Se non l'avete capito, mi sono un po' perso. Ah no, mi sa che è tutta ovest, chat. Mo' mi sono ricordato. Mi sa che è tutta d'ovest. Sa che ho fatto il giro dall'altra parte, chat. Ecco perché. Uccidi! Che danno allucinante che fa. Ah, cioè, ce la faremo a evitare tutti questi scontri. Perché poi ci metto meno tempo a ucciderli che a cliccare su fuga. Niente, che continua a prendere tantissimi danni il monaco. Ciao Robs, grazie mille di essere passata. Alla prossima. Buona giornata. Tanto tra una ventina di minuti, mezz'oretta, stacco anch'io Robs. Na. Uccidi! La chat è quasi ripassata di livello. Dovrebbe essere da queste parti. Se ricordo bene. Però fino adesso non mi sono ricordato un tubo, quindi... Scappate! Dai che la chat passa di livello! Settantatré gli ha tolto! Quattro punti ferita. 73 gli ha tolto con un attacco. No, adesso... Cioè, è di livello 21.
ed ha 11 d'armatura. Quindi io pensavo che fosse la metà, però a livello tipo 12, ma anche a livello 10, già aveva 10 di armatura. Quindi non credo sia la metà del suo livello. No, non lo so. Solo che... Cioè, giusto per capire la formula. Per rendersi conto se mi conviene mettere un'armatura fino a tot livello. Vediamo. Quindi resistenza diviso 4. Ok. Per 3. Ok. E no. E no. Non torna. No, non mi torna perché a 20 ha 11 di armatura. E non torna. Ciao Old, buon pranzo. Sera non mi torna. Non mi torna di calcoli. Cioè, secondo quello dovrebbe avere 7 o 8. Dipende se è arrotondato per eccesso o per difetto. Non lo so. Non lo so come l'hanno fatta. Quindi neanche qua posso scendere. Quindi non era qua. Ok, mi sono completamente perso, chat. L'unica che rimane è l'altra. Non posso. No, eccolo. No, cavolo, volevo approdare meglio. Trovata, era questa la zona. Era questa, chat. Melmond! È questa. Quella della Terra. Riportate i cristalli al loro antico splendore. È una lapide. 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 Se il cristallo della Terra riacquista il suo splendore, la vita tornerà a scorrere nel suolo, le colline e le valli saranno di nuovo verdi. Verde! Passate dal negozio di mio padre, mi raccomando, pubblicità. Che vendi? Wokaga, flagello, telecinesi ad Ajora. Allora, Fuokaga lo prendiamo. Che detta così suona proprio male. Ad Ajora è buono, però aspettiamo. Eh,
però è strano perché in verità non è così adesso su questa versione, Nico. Io anche mi ricordavo una cosa del genere. Però apparentemente no, non è così. Almeno non più. Sono solo un contadino. Nella caverna all'estremità sud di questo continente vive un uomo di nome Sadda. È un grande sapiente. Perché la Sadda lunga. Mi chiamo Watts, sono venuto sin da Duergar per scoprire la causa della rovina della Terra. A livello di... praticamente non ha né armi né armature, i danni sono completamente esagerati, Nico. Riportati i cristalli al loro antico splendore, sono veramente esagerati, un qualcosa di allucinante. Tanto fa tipo 6 o 8 attacchi. Che è una cosa veramente spaventosa. Ehi, Old, bentornato! Andiamo prima a vedere il negozio delle armature. Che sei mangiato di buono? Bracciale d'argento. Perché vedete, per esempio, il bracciale d'argento me lo segna che gli dà più armatura. Io quasi quasi lo comprerei, ragazzi. Perché comunque gli dà 4 di armatura in più. L'armatura nobile 36.000 però costa. Cioè, in verità la potrei anche comprare. Però dovrei vendere le armi speciali, di solito me le tengo sempre. No, perché effettivamente lui adesso ha difesa 11, Nico, il monaco, e il bracciale d'argento da 15. È quello il fatto. Cioè lui adesso sul serio ha difesa 11. È quello il fatto. La grotta della Terra è a sud di Belmond, su una penisola chiamata Coda del Diavolo. In passato l'aria circostante della caverna era la più fertile, ma ora è solo una distesa di terra arida. La terra è malata ed è tutta opera del vampiro che vive nella grotta della Terra. La nostra città è in queste condizioni disastrose perché lui sta bloccando il flusso del potere della Terra. Potete fare qualcosa per fermarlo? Ci proveremo. Però prima devo dormire. Prima devo dormire. Na na na. E quindi non lo so, ragazzi, non ho ben capito la versione del monaco di questa remastered. Non l'ho proprio. Boh. Va bene, ragazzi. Scusate se vi fermo un pochettino prima, ma inizio a se sentire un po' di stordimento. Noi ci vediamo comunque sia questa sera, ragazzi. O continueremo Final Fantasy o faremo un po' di Rimworld, uno dei due. E domani mattina giochino nuovo. Ragazzi, grazie tantissimo a tutti quanti della compagnia, grazie delle chiacchiere, siete stati gentilissimi come sempre. Io vi auguro di passare una bellissima giornata.
E noi ci vediamo più tardi, penso intorno alle 7, 7 e mezzo. Grazie ancora a tutti, ragazzi, e ciao ciao!